Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla quarta parte, al quarto episodio di Devil May Cry per il PS2. Oggi andiamo a fare la missione numero 4, Cavaliere Nero, mostra la tua forza al leone e apri la strada, ottieni l'anima triste. Qua potremmo andare a vedere di potenziarci, potremmo comprare qualcosa per l'Avastor, ma siccome non c'è molto da comprare in questo momento, è meglio tenersi magari gli orb rossi per qualcosa più avanti, per altre armi, insomma, per potenziarci meglio nel momento migliore, e quindi possiamo iniziare tranquillamente la missione. Qui adesso abbiamo appunto il cuore di leone, la pietra. Potremmo tipo entrare qua, in questa porta, ma abbiamo un nemico che ancora non si è dato per vinto e quindi vuole ancora tipo romperci il cazzo. Fuck. Ok, fanculo a te. Grandissimo. Evitalo, entra qua, entra. Intanto un colpo me l'ha dovuto dare, figlio di puttana. Ok, possiamo tornare indietro adesso tranquillamente e andare nella stanza in cui dovevamo andare poc'anzi. Intanto una mazzata me l'ha dovuta dare per forza, adesso non ero contento. Ma vaffanculo. Ok, qua adesso possiamo. Tra tutte le colonne, adesso guarda che casinista, proprio un casinista di merda. Ok, qua facciamo un po' il culo a questi, qui ci mettiamo di nuovo la barra del demone. Ok, perfetto. Qua facciamoli fuori in maniera faiga. Ok. Qua così, sì. Morite tutti. Ok, guarda, potete anche evitarli a voi, potete entrare direttamente qua sotto. E infatti facciamo proprio così, qua. Entriamo qua, ce ne sbattiamo più le balotas, che abbiamo da fare, ne abbiamo da fare. Perfetto, entriamo qua, c'è qualche nemico che mi rompe le scatole? No, tra poco ci sarà però, dei nemici veramente odiosi. E andiamo a mettere qua, in quella statua di un leone c'è scritto qualcosa, solo coloro, bla 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 bla. Possiamo fare qualcosa? Ah no, ma forse non dobbiamo entrare qua, dobbiamo andare qua sotto, eh. Vediamo un po'. Un immenso potere impedisce di avvicinarsi. Prima di affrontare il leone ho bisogno di un segno. Usare il cuore di leone? Sì. Molto bene. Cuore di leone, eccolo qua. Qui giace il guardiano, solo una magica distruzione lo risveglierà. Ma tipo se facciamo così? Potrebbe essere se è proprio così. E qua vengono fuori tipo i nemici più rompicoglioni del gioco. Ah, sono veramente odiosi. Sì, odiosi e bastardi da fare schifo. Queste specie di pantere con zanne. Ok, qua dobbiamo tipo. Finché non si rivela il cuore, non possiamo fare niente. Quindi dobbiamo colpirli per rilevare la parte interno. Fuck. Ok, questa qua. Molto bene. Questo dobbiamo fare emergere. Togliti però. Molto bene. Tanto potete vedere che quando diventano rossi diventano molto più impestati. Ok, togliti, maledetto. Ok, si fa esplodere e va benissimo così. Questi sono veramente un dito nel culo, questi nemici. Sono odiosi e tosti da affrontare, perché se non state attenti veramente vi tolgono un sacco di vita. Guarda, mi ha colpito una volta e mi ha tolto più di mezza vita. Non oso immaginare. L'ho giocato all'epoca, la versione, la modalità Dante deve morire è di una difficoltà terrificante, terrificante veramente. Infatti non ho nessuna intenzione di rifarlo in questo momento. Infatti adesso non era selezionabile quella modalità perché si ottiene poi dopo. Però tanto qua posso scendere, mi ricordo. Sì, forse sì, ma andiamo su. E si ottiene poi tipo a fine gioco quella modalità. E non ho intenzione, nessuna intenzione, tipo dovessi mai prendere la trilogia in HD, non ho nessuna intenzione di giocarmi in quella modalità, anche se ho l'impressione che per platinare il gioco serva fare quella modalità, ma non lo farò mai, ma manco se mi pagano. Ok, qua c'è una porta, possiamo andare a vedere su di qua se c'è dell'altro prima di andare avanti. Potremmo anche andare tipo tutto giù in fondo anche. Qua cosa c'è? C'è un epigrafe. La spada è la chiave per liberare l'anima, la chiave si trova nel posto più in alto. Capito. Ma tipo, no, adesso io entro in questa porta, no, così. Tanto per fare una cosa un po' diversa dal solito. Entro in una porta, no? Vado qua. Che cosa c'è? Curiosità, non è che io voglio rompere le palle, ma curiosità, cosa c'è? Vediamo un po', qua c'è. C'è un simbolo. È la statua di una donna con un'espressione malinconica. C'è una fissura su cui posare qualcosa. Va bene. Questo specchio è veramente bellissimo, ma il suo riflesso ha un che di tetro e malefico. Ho la sensazione che mi voglia risucchiare. Mi sa di sì. Vi è inciso l'emblema di un sole. Sotto c'è scritto qualcosa. Lo scintillio della luce guida di brucia. Aspetta. Rileggo, perché non ho capito un cazzo.
ho interrotto la cosa prima di finire di leggere. Lo scintillio della luce guida ti brucerà. Solamente coloro che sanno resistere alla luce possono aprire un nuovo percorso. Ah, ho capito. Questi documenti, sì, documenti, file. Ce ne sbattiamo ampiamente le palle. Qua sopra, se non sbaglio, c'è qualcosa sul letto. Troppa grazia, devi saltare un po' meno, ok? Sì, tantissimi orb. E tipo qua non ci possiamo ancora uscire, vero? Non possiamo ancora uscire. No. È stata chiusa da un immenso potere. Benissimo. Allora, dobbiamo tornare indietro. Now. Indietro qua. E ci buttiamo giù per la tromba delle scale, se non sbaglio. Prima, non prima di aver distrutto questi nemici che ci si parano davanti e vogliono morire. Quando il nemico chiede di morire, bisogna dargli una morte dignità. Quindi, muori prima. Muori con un colpo di fucile. Benissimo. Andiamo giù di qua. Ah, oddio. Che volo terrificante. Qua, che si cambia di telecamera. Oh, l'hai finito. Benissimo. Ok, attiviamo questo. Benissimo. Andato. Quindi adesso ci posizioniamo su questa colonna e andiamo su. Benissimo. Ok, compaiono nemici a casa, ma noi ce ne sbatteremo le palle. E andiamo da questa parte per prendere che cosa? Sentenza di morte. Una spada ornamentale usata per rituali. Non può essere utilizzata come. Grazie che ce l'hai. Ok, andiamo di qua. No, sono caduto nell'oblio. Non sono riuscito a fare un salto semplicissimo. Va bene, non importa. Saliamo su di qua. E adesso questa spada, se non sbaglio, possiamo utilizzarla più qua o no? C'è un epigrafe, la spada, la chiave. Ma non posso usarla qua. Spada e la chiave per liberare l'anima. Ah, ma aspetta. No, non qua. Nel senso, mi sono confuso. Devo tornare in questa porta, mi sa. Anche perché qua non me la fa utilizzare, quindi I suppose che devo tornare di qua, credo. Ok, qua adesso c'è questa geggio, vediamo un po', esaminiamolo. Sì, la statua di una donna, è molto bella, molto figa. Sì, usare sentenza di morte? Yes, ovviamente sì. Qua c'è la maniera di trafiggere tutti con le spade, perfetto, pure le spade. E otteniamo che cosa? Anima triste, un ornamento che somiglia a un'anima. Una volta attivato il potere di questo oggetto si affievolisce col tempo. Oh, capito. Quindi che succede? Place I thought I'd find anyone with some guts. Ottimo. E quindi dobbiamo seguire questo strano personaggio che è, adesso lo scopriamo, ma comunque il personaggio è Nello Angelo. È un personaggio un po' particolare che nasconde dei segreti un po'. Ma non posso dire tutto, sennò che cacchio serve. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente scendere giù e combattere. Ok, l'epicità di questo momento è estrema. Ok, colpiscilo, sì, grandissimo. Ok, sì, bisogna stare attenti a evitare le spadate perché è tosto questo nemico. Tanto questo scontro si dividerà in più parti. Ok, la prima parte è già andata, stranamente. Stiamo attenti perché questo da lontano ci spara tipo delle onde energetiche. Tipo degli Hadoken. Ok, quando le spade si scontrano state attenti perché vuol dire che sta per succedere qualcosa. Occhio agli Hadoken. Minchia, ma cilindrato in pieno. Minchia, ma chiappato di nuovo in pieno. Ok.
Ok, facciamogli di nuovo il culo. Togliti, grandissimo. Togliti di nuovo. Grandissimo, colpisci. Che è il momento, ok, ci aspetta su in punta. Speriamo di non morire malamente. Che, ok, togliamoci il demone. Abbiamo tolto mezza vita con una spadata. Per questo questo gioco è difficile anche, per un certo punto di vista, perché veramente con niente tipo ci fanno un culo terrificante. Ok, perfetto, occhio a Neo Angelo. No, si era incoglionito, vieni qua e colpiscilo. Ok, sì, grandissimo. Sì, attiviamo il demone e facciamogli il culo. Sì, grande. Togliti, togliti. Minchia, non sono riuscito a togliermi in tempo. Maledetto figlio di puttana. Però, nonostante tu mi abbia colpito, ce l'ho comunque fatta. Falti secco. Qua, la parte finale del combattimento che è tutta a video, grandissimo. Combattono in CQC. Perfetto. Benissimo, questa missione finisce qui. Ho dovuto skippare un pochino perché in due registrazioni diverse, perché mi si piantava un video proprio qua. Allora ho skippato un attimino, mi spiace, se ho tagliato qualche secondo, ma l'ho fatto per non far bloccare il gioco. La missione l'ho dovuta ripetere, quindi la parte finale, quindi la missione sostanzialmente ci avrei messo più tempo a farla nella realtà. Qua sono solo 8 minuti e qualcosa, perché ho dovuto ripeterla da capo. Quindi insomma non abbiatene a male. Cacciatore fantasmi D, perché ho dovuto rifarla e quindi ho sprecato, insomma, soliti inconvenienti che devono capitare quando c'è un gioco vecchio e quando devi registrare un gameplay, giustamente. E quindi niente, questa parte finisce qui, noi andiamo a salvare e come sempre invito a mettere un bel mi piace, a commentare il video e a condividerlo se vi va. Spero veramente che questa serie vi stia piacendo e che la continuerete a seguire con passione. Quindi noi ci salutiamo e ci vediamo alla che cacchio è, quinta parte di Devil May Cry per PS2. Quindi alla prossima ragazzi, ciao ciao.